Allora, buongiorno, io sono Federica Metusci, sono un'ex studentessa dell'Università degli Studi di Salerno, mi sono laureata a luglio in filosofia e nel marzo del 2019 ho fatto la mia esperienza all'Università di Potsdam, vicino a Berlino, in Germania, ed è durata 5 mesi. Quindi è stata una bella esperienza per me e stamattina avevo intenzione comunque di parlare agli studenti che avevano voglia di partire per dare alcuni consigli. Un primo consiglio banale è quello di non farvi spaventare dalla partenza, quindi di partire nonostante all'inizio magari ci siano tanti dubbi, tante preoccupazioni, sia un po' più tecniche, sia paure appunto intrinseche ad ognuno di noi che magari ci rendono un po' reticenti alla partenza. Quindi anche se non volete andare, fatevi spingere dalla voglia comunque di aprirvi e partite. Poi, una volta che avete scelto di partire, volevo dare alcuni consigli un po' pratici. Quindi, prima di tutto, per quanto riguarda la ricerca dell'abitazione, a parte i vari gruppi Facebook che vi possono essere nel caso in cui dovete trovare una casa dove stare, vi consiglio di verificare, rispetto all'università se c'è la possibilità di andare a stare in qualche residenza universitaria, perché di solito sono un po' più accessibili. E poi vi permettono comunque di entrare a contatto con una realtà differente, che è quella dello stare in gruppo con tante persone, rispetto invece magari a vivere in un appartamento con meno persone. Poi un consiglio appunto tecnico dal punto di vista del learning agreement, che è la parte diciamo prima della partenza che richiede più attenzione, perché ovviamente io consiglio di scegliere il luogo nel quale si vuole andare, come anche lo stesso John sta facendo, sulla base degli esami che vogliamo fare, dei professori dei quali vogliamo seguire i corsi, piuttosto che magari semplicemente sul posto che vogliamo visitare. Quindi fare attenzione a quali esami possiamo sostenere nell'università ospitante e alla corrispondenza con i CFU, perché comunque se vogliamo poi reintegrarli al nostro ritorno, dobbiamo renderci conto per bene che magari all'estero c'è possibilità che un esame che noi in Italia per noi pesa 12 CFU, magari all'estero ne dobbiamo fare 3 o 4 per riuscire a raggiungere lo stesso numero di crediti. Poi importante è al ritorno il transcript of records, quindi il documento nel quale facciamo inserire tutti quanti i CFU conseguiti, perché comunque nel momento in cui noi non raggiungiamo i 15 CFU ci viene tolta la possibilità di ricevere la borsa di merito di un'ISA. Quindi questo anche è importante. Che cosa aspettarsi da questa esperienza? Innanzitutto di conoscere persone, di conoscere comunque una realtà differente, sia del paese ospitante, sia appunto nel dialogo con gli altri, che sicuramente sarà un dialogo differente perché appunto ci sono persone che provengono da tante parti. Io ho avuto l'occasione di venire a contatto con persone molto differenti anche perché appunto ero nelle residenze universitarie e quindi c'era questa collegialità comunque con tutti quanti che non abbiamo, diciamo, la possibilità di sperimentare magari nella nostra realtà di provenienza, che può essere per esempio nel mio caso la realtà di un piccolo paesino in un certo senso. Poi un'altra occasione è quella di studiare con metodi differenti, perché noi siamo molto abituati agli esami orali, invece c'è possibilità di studiare filosofia in un modo diverso. Per esempio nell'università dove sono stata io si scrivevano papers e questo appunto, e anche le modalità di lezione erano differenti, erano più interattive, fra virgolette, e quindi questo ci mette alla prova con un modo diverso comunque di svolgere gli esami. Ovviamente come ultima cosa, quella di conoscere la lingua, quindi una lingua diversa a seconda del paese che scegliamo, che a parte l'inglese, che probabilmente diventerà la lingua che utilizzerete tutti i giorni per comunicare con gli altri, potrete comunque avere la possibilità magari di fare dei corsi di lingua nell'università ospitante. Quindi in quel caso potrete anche conseguire un livello minimo A1, A2, a seconda ovviamente della difficoltà poi della lingua nell'università, che poi vi potrà servire una volta tornati come certificazione linguistica. E niente, dal punto di vista dell'esperienza personale, un'esperienza bellissima, formativa, questo è scontato, che vi lascia, c'è un po' di casino, che vi lascia sicuramente qualcosa e che vi pentirete amaramente di non aver fatto. Tra l'altro è qualcosa che voi potete fare anche in due tranche, quindi magari fate i primi 6 mesi, poi vi è l'occasione di farne altri 6.
E comunque sicuramente una volta partiti si è più propensi a ripartire, quindi a far diventare anche un po' l'Europa un luogo più conosciuto, più vicino a noi, che magari noi italiani a volte abbiamo un po' questa cultura del rimanere nel nostro paese, mentre mi sono resa conto anche in Germania che gli altri partono molto più facilmente, sono molto più predisposti anche a conoscere le altre realtà e questa cosa me la sono portata. Quindi mi auguro per chi partirà che comunque avrà una visione differente poi anche dell'Europa, che tra l'altro è bellissima proprio per il fatto che a differenza magari di altri posti è molto diversificata al suo interno, quindi ci permette davvero di conoscere tantissimi aspetti differenti di un unico continente. E niente, quindi vi auguro di partire. Con la consapevolezza che quello che lasciamo nel momento in cui partiamo è sempre di meno di quello che acquisiremo quando ritorneremo dal nostro viaggio. Ma grazie a tu Paolo, a filosofia, a Davimus. Niente, Allora, buona partenza a chi deciderà di partire. E grazie. Ah, poi volevo dire una cosa, ovviamente, se qualcuno guarderà questa registrazione. Io mi chiamo Federica Metusci, se volete contattarmi per chiedermi qualsiasi informazione, ci sono. Grazie. Marco Laudio? No, ringraziavo Federico di questa sua testimonianza. Prima di passare la parola a Giuseppe Donnarumma, che è un altro dei nostri validi ex studenti, volevo proprio aggiungere una considerazione velocissima. A parte tutte le cose che sono state dette nella riunione generale, sulla quale non ritorno, perché sarebbe ripetitivo, diciamo in sintesi, per uno studente di filosofia, l'esperienza all'estero è, direi perfino fisiologica, è necessaria, essendo il corso di studi in filosofia e la laurea stessa in filosofia, diciamo, una laurea che ha una difficile collocazione nel mondo del lavoro. Quindi aggiungere al corso di studi una competenza linguistica, un'esperienza culturale ed umana all'estero rafforza potentemente, cioè, la formazione e anche la spendibilità del titolo di studio sul mercato del lavoro. Quindi questa mi sembra una considerazione sempre importante da menzionare. Diciamo che se volessi adesso emulare il nostro neopresidente del Consiglio, Mario Draghi, bisognerebbe fare l'Erasmus, whatever it takes, no? Cioè, da qualunque costo bisogna farlo. E, va bene, fatta questa considerazione un po' da vecchio professore, passo volentieri la parola a Giuseppe Donnarumma per la sua testimonianza. Grazie. Eccomi. Salve a tutti, io sono Giuseppe Donnarumma, sono un dottorando dell'Università di Salerno e sono qui per raccontarvi qualche scampolo di esperienza personale in Erasmus. Sono partito nel 2018, nel febbraio del 2018, verso Bonn, l'università dove ho studiato per circa 7 mesi. All'inizio dovevano essere 4, ho prolungato, quindi già questo dovrebbe darvi un'idea del fatto che, di quanto sia rimasto, come dire, entusiasta dell'esperienza. A dire la verità, l'esperienza è iniziata con un trauma, non ve lo nascondo. Atterrato all'aeroporto di Colonia, i gradi erano meno 14. Ecco, e quindi io mi era praticamente impossibile anche solo tenere il cellulare in mano per orientarmi o per fare delle foto, tant'è vero che non ho fotografie, diciamo, del primissimo periodo, proprio il freddo estremo. A questo freddo esterno si è aggiunto, come dire, un freddo dovuto a circostanze sociali, dal momento che il WG, cioè l'appartamento nel quale sono andato, non è stato così ospitale all'inizio, e però ho trovato una colche sulla scrivania, cioè la birra di Colonia sulla mia scrivania che mi aveva lasciato la ragazza che mi aveva dato la stanza per qualche mese, giusto per orientarmi. Quindi questo dovrebbe dare un'idea del fatto di come in Erasmus spesso
quelle esperienze che sono a prima vista difficili, dove si incorre in difficoltà proprio pratiche, la temperatura, i rapporti sociali, alla fine si rivelano, come dire, estremamente costruttive e formative. E di esempi ne ho tanti. Ho iniziato, per esempio, un corso di lingua con una Volkshochschule, cioè una scuola per il popolo praticamente, in Germania, dove i prezzi sono abbastanza bassi e ti consentono di fare un corso di tedesco prima dell'inizio del semestre, che iniziava ad aprile. E sono, come dire, stato in grado di fare questo perché la segretaria che mi ha accolto il primo giorno che sono arrivato lì tutto infreddolito nel febbraio tedesco mi ha visto e ha apprezzato tanto il fatto che io fossi arrivato lì, che avessi le idee chiare, che volessi imparare il tedesco. La prima cosa che ha fatto è alzato il telefono e ha chiamato tutte le scuole che conoscevo. Per me è stato, come dire, un'esperienza meravigliosa che non avrei mai creduto, perché più si è in difficoltà a volte da un punto di vista pratico e più senti che le persone si possono avvicinare, ti possono dare una mano e più senti che i rapporti possono diventare autentici con le persone. Perché io ho conosciuto, per esempio, il mio miglior amico in Germania, un ragazzo che veniva dalla Giordania, in una situazione di, ancora una volta, difficoltà pratica, cioè lo dico in maniera molto molto concreta e diretta. La cucina era sporca, per esempio, nello studentato in cui mi sono trasferito. Era difficile proprio vivere quotidianamente. Quindi, organizzata la riunione in cucina, ho incontrato questa persona che è diventata il mio migliore amico, perché evidentemente condividevamo delle idee sulla pulizia, sullo schema di come doveva essere l'abitazione, ed è nata un'amicizia straordinaria. E questo sul piano umano, che legge tutti gli altri, anche perché poi a partire da un'esperienza del genere uno si rende conto di come anche il tempo si dilati, cioè quelle cose che crediamo di non riuscire a fare in una giornata, poste tutte queste condizioni, alla fine ne riusciamo a fare anche di più. Io ricordo, andavo in biblioteca a Bonn, una biblioteca straordinaria. Studiare sul Reno per me era un sogno fantastico, io mosso dalla fascinazione della Germania, del Reno, della lingua tedesca. Cioè, da studente di filosofia era un po' così per me, era un po' un sogno. Ecco, andare lì e studiare sul Reno era la realizzazione di tutti quei sogni che avevo avuto in partenza, ed è stata una cosa bellissima. E l'università, l'accesso, le facilitazioni, il modo di interagire con gli insegnanti, anche il modo colloquiale di farlo. Cioè, io ho avuto, per esempio, la possibilità di partecipare a delle lezioni a Düsseldorf, che non è molto, non è proprio vicino a Bonn, ma c'era una collaborazione tra l'università di Bonn e quella di Düsseldorf. E quindi c'è stata per me questa esperienza che era un po' come fare una gita, cioè partire con l'insegnante e altri due studenti, arrivare all'università di Düsseldorf, conoscere una nuova realtà, cioè un'esperienza dopo l'altra, in cui c'erano, venivi accolto in maniera anche così molto ospitale, dove gli studenti stessi dovevano relazionare. Questa era la cosa bella, cioè gli studenti stessi relazionavano assieme ai docenti. Quindi, anche a voler dire, come dire, un tipo diverso di approccio anche didattico, se vogliamo. E potrei raccontarne tante. La lingua è certamente una difficoltà, ma come vi dicevo, ci sono molti modi. Uno è quello di chiaramente frequentare i corsi che vengono organizzati prima e durante, o come ho fatto io, esagerare addirittura con una scuola a parte. E l'altro è quello di fare i tandem. Io è un consiglio, come dire, che do spassionatamente, quello di fare i tandem e di vivere la lingua come qualcosa di pratico e concreto e quotidiano, perché solo con questo tipo di approccio se ne può apprezzare, secondo me, anche la bellezza di quella che per me è appunto la lingua della filosofia, ma potrebbe essere qualsiasi altra lingua. E concludo magari questa brevissima così raccolta di esperienza dicendo che, ecco, io non ho la pretesa di instillare idee come fosse il film Inception, però quello che ci terrei a comunicare è questo, che se avete già dentro di voi l'idea, cioè se sentite di poter
realizzarvi in un posto diverso da quello in cui vi trovate, seguite questa idea perché non ve ne pentirete assolutamente, sono sicuro vi renderà felici. Come è successo a me, io ho continuato, come dire, in qualche modo la mia esperienza anche quando sono tornato, perché da un lato faccio parte di AECI Salerno e dall'altro partirò a breve per una cotutela con l'Università di Colonia. In bocca al lupo a tutti. Sì, grazie a Giuseppe Donnarumma, grazie a tutti. Io non ho molto altro da aggiungere, mi viene in mente un'altra cosa base, e cioè che la somma del finanziamento fisso, della quota fissa Erasmus, più degli incentivi che vengono dal Ministero dell'Università, fanno sì che la quota mensile si aggiri sui 600 euro, e, anzi mi correggo, da quest'anno dovrebbe essere 700, che sarebbe 300 più 400, e a questo si aggiunge ancora poi una quota premiale che dà UNISA. Lo voglio ricordare perché sono quelle informazioni, diciamo, di base, che fanno meno spettacolo, però poi alla sostanza sono importanti anche per stimolare a partire. Quindi stiamo parlando di un sostegno significativo, perché se sono poi particolarmente virtuoso, riesco a fare un sufficiente numero di crediti, scatta la quota premiale, e quindi andiamo anche al di sopra dei 700 euro mensili, che non sono tutto quello che serve per vivere all'estero, ma sono, diciamo, un aiuto importante. Va bene, la giornata è stata già abbastanza lunga, io non mi dilungo, ringrazio ancora i nostri testimonial che adesso stanno facendo una, ciascuno sta proseguendo, diciamo, sulla propria strada, quindi in maniera brillante. Mi auguro che le iscrizioni siano numerose, e niente, non resta proprio come in questo caso dire ci rivediamo su questi schermi. Arrivederci e a presto. Arrivederci. Grazie a tutte, grazie per la disponibilità, ci avete dato una mattinata, e non so come ringraziarvi, diciamo. Arrivederci. Buona giornata. Arrivederci, a presto. Arrivederci. Marco, Marco, puoi spegnere la registrazione? Sì. Ma l'hai stoppata tu? No, stoppa. È ancora in recording, sei tu l'organizzatore in questo momento, io non posso toccare nulla.